Sapete quando è che capiamo davvero chi siamo? Quando dobbiamo reagire ad una situazione imprevista più grande di noi ed abbiamo paura. Ma se sopravviviamo, quello è anche il momento in cui ci rendiamo conto di chi davvero vogliamo diventare. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città, abbiamo accolto il richiamo della natura e siamo andati a vivere sulla nostra barca a vela. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed i luoghi dello spirito. Nell'episodio precedente, dopo giorni passati in rada a Otranto con Papayak, abbiamo navigato in un campo minato per arrivare a Brindisi e colto l'occasione per visitare un luogo molto speciale a Lecce. Oggi lasciamo Brindisi e continuiamo il nostro viaggio verso nord, senza però sapere dove approderemo né in che condizioni ci arriveremo. Come tappa successiva abbiamo valutato varie opzioni. La prima e più vicina, verso la quale tendeva l'ago della nostra bilancia, era Monopoli, città che ci interessava molto visitare. L'incertezza stava nell'ormeggio, poiché non sapevamo se ci saremmo potuti fermare al molo pubblico della città. Altra possibilità era il porto di Polignano, che però si trova fuori dalla città e a prezzi un po' troppo alti per il nostro budget di viaggio. L'ultima opzione, la più lontana, era Bari. Ciao amici, siamo appena partiti dal porto di Brindisi e stiamo navigando purtroppo per ora a motore verso nord in direzione Monopoli. Visto che mi chiedete spesso come facciamo io e Mess a stare sempre insieme in barca, come facciamo a sopportarci, non è un problema che siamo sempre insieme, in questo video proverò a mostrarvi un po' la nostra vita quotidiana per darvi una risposta. Abbiamo issato le vele insieme, adesso penso che riusciremo anche a spegnere il motore e farcela un po' tutta vela se il vento aumenta. E adesso Mess rimarrà al comando e io andrò giù a lavorare un po', a fare un po' le mie cose e poi ci daremo il cambio dopo. Io verrò fuori e lui andrà a fare quello che vuole fare. Questo è l'equilibrio di convivenza che abbiamo trovato io e Mess nella nostra vita in barca. Ci dividiamo i compiti di navigazione e vita quotidiana, ci prendiamo il tempo per lavorare separati e condividiamo i momenti salienti della navigazione, che a volte sono semplici pasti consumati insieme. Altre volte, invece, come avremo presto sperimentato, sono attimi di paura per affrontare i quali c'è bisogno di tutto l'equipaggio. Ma la prima parte di questa navigazione verso nord è stata tranquilla e piacevole e ci ha regalato un altro tipo di gioia da condividere, quella di navigare con i delfini. They're huge! Con noi. Avanti qui.
il vento finalmente è aumentato un po' e Mess ha finalmente potuto spegnere il motore, quindi niente più rumori molesti, solo vela, solo vento, solo mare. L'unica cosa è che io sono qui sotto a lavorare al computer, quindi per questa volta sarà lui a godersi lo spettacolo, magari più tardi toccherà anche a me. Abbiamo dovuto fare una scelta. Ho chiamato la guardia costiera di Monopoli per chiedere l'autorizzazione ad entrare in porto e ormeggiare al molo pubblico. L'autorizzazione ci è stata concessa, ma l'ufficiale, gentilissimo, ci ha detto che c'è profondità garantita nel porto al molo soltanto di 2 metri e solo, diciamo, nella parte più esterna. Non si sa esattamente fino a dove ci siano 2 metri. E Alba pesca 1,95 m, quindi ci sono solo 5 cm di scarto e io e Mess ne abbiamo parlato un po' e non ce la sentiamo di entrare perché la manovra è abbastanza facile. Il problema è che se c'è qualcun altro, qualche altra barca, bisogna manovrare un po' di più, bisogna spostarsi, rischiamo di toccare il fondo e danneggiare Alba e non ce la sentiamo. E poi comunque l'ufficiale ci ha detto anche che al molo pubblico non si può lasciare la barca incustodita, quindi non potremmo scendere a terra per visitare Monopoli tutte e due insieme, dovremmo farlo una alla volta. E a noi piace molto esplorare, visitare insieme i luoghi dove approdiamo, confrontarci su quello che vediamo. E quindi abbiamo deciso di non andare a Monopoli in barca, di proseguire verso Bari, sono circa 22-23 miglia in più, quindi 3 o 4 ore in più. Però ci sentiamo più sicuri, non vogliamo correre rischi, almeno quando questi rischi sono prevedibili. Quando abbiamo deciso di proseguire, abbiamo controllato il meteo. Il vento era favorevole ed i temporali previsti erano nell'entroterra, non sul mare. Abbiamo appena fatto 8 nodi, allora abbastanza bene. Nel giro di pochi istanti, dalla terraferma, un mostro nero di nuvole ha coperto il cielo. Allora noi, che navigavamo a vela, abbiamo subito ammainato la nostra grande randa, che è una vela difficile da gestire se arriva vento all'improvviso. E il resto ve lo devo raccontare adesso perché è successo tutto molto molto in fretta e in quel momento prendere la telecamera e filmare era veramente l'ultimo dei miei pensieri. Il vento è calato quasi completamente, c'erano solo più 4 nodi, ma quelle nuvole nere minacciavano temporale, proprio gridavano temporale, le conosciamo quelle nuvole. E così abbiamo deciso di ammainare la randa, di assicurarla e poi di chiudere anche il fiocco, quindi la vela di prua. Io ero al timone e Mess stava avvolgendo il fiocco senza vento. All'improvviso, e quando dico all'improvviso intendo proprio in una frazione di secondo, è arrivata non una raffica di vento, è arrivata una bomba, proprio una bomba di vento che è praticamente esplosa sulla nostra vela. Cioè, poi abbiamo guardato la strumentazione, c'erano più di 40 nodi, siamo passati da 4 a 40 nodi e questa bomba di vento ha aperto un po' il fiocco e ci ha coricati, cioè ha proprio abbattuto Alba sulla fiancata, l'ha fatta sbandare. Io ero al timone e non potevo fare niente, cioè la barca era proprio stretta nel pugno del vento, non potevo governare. Mess era lì con le cime in mano per cercare di avvolgere il fiocco perché ovviamente la vela si è riaperta un po' e quindi la barca prendevano vento. Ma Mess non poteva, cioè con tutta la forza non poteva avvolgere la vela, che continuava a sbattere, sbattere, sbattere.
come se fosse un cavallo imbizzarrito del quale non si possono tenere le redini. Io vedevo gli sforzi di Mess, avevo paura che si facesse male nel cercare di chiudere questa vela. Non riuscivo a controllare la barca, ero lì al timone, mi sentivo responsabile, sentivo il vento proprio che mi gridava nelle orecchie, mi annebbiava la mente, la vela che sbatteva, che si strappava e tutta la barca in tensione, cioè le sarti che tengono sull'albero, non so, mi sembrava gridassero aiuto anche quelle, sentivo proprio la tensione della barca, anche il timone proprio sotto, era una sensazione brutta comunque, e mi sembrava di sentire il mio cuore sbattere proprio dentro al mio petto, cioè ne sentivo il rumore proprio al di sopra del vento. E proprio perché questa cosa è stata così improvvisa che mi ha presa alla sprovvista, perché abbiamo visto colpi di vento simili, ma non così improvvisi, cioè nel corso di, non so, 5, 10, 20 minuti il vento aumenta, ma questa è stata proprio una bomba di vento tutta insieme, un vero e proprio colpo di vento, per un attimo, mentre la barca era sbandata, io ero lì col timone tutto scontrato per cercare di girare, ma non riuscivo, avevo paura che me si facesse male. Ho avuto paura, mi sono sentita proprio sull'orlo del panico, direi. Cioè, non è che sono entrata nel panico, però mi sono sentita per un attimo lì in una situazione in cui non sapevo davvero cosa fare. Era come se la mia mente gridasse aiuto, ma non so neanche a chi. E non ho detto niente, Mess però credo si sia reso conto di come stavo, di quello che stava succedendo, forse l'ha intuito, forse perché mi conosce bene, forse il collegamento mentale che hanno due persone che si amano e stanno sempre insieme. Allora, con un piede lui ha spinto, le cime in mano, con un piede ha spinto l'acceleratore, la leva dell'acceleratore, mi ha guardato e mi ha detto "We'll make it", ce la faremo. E questa frase io me la sono sentita proprio dentro, cioè quel senso di paura è stato scacciato via da questa frase, l'emozione anticipata di come sarebbe stato uscirne, stare bene, tutti salvi, io, Mess, la barca e tutto quanto. E quell'emozione mi ha dato un po' la forza di sbloccarmi da quel, insomma, secondo di paura. E avevo, Mess intanto aveva appunto accelerato, quindi avevo il motore oltre i 3000 giri e con la forza del motore sono riuscita a riportare la prua di Alba al vento. Mess così ha potuto recuperare la cima, abbiamo chiuso il fiocco e ce l'abbiamo fatta. Nelle poche miglia rimanenti verso Bari, tra vento del temporale, onde e pioggia, ho provato una forte gratitudine per come siamo usciti da quella situazione e per il fatto che io e Mess siamo così uniti. Ma ho anche iniziato a riflettere su come avrei potuto far tesoro di quell'esperienza ed imparare a reagire meglio in futuro. E l'arcobaleno da un lembo all'altro dell'orizzonte mi ha premiata per i miei pensieri positivi. All'arrivo in porto abbiamo festeggiato la salvezza, anche quella della vela di prua. Abbiamo trascorso diversi giorni a Bari, che però sono stati segnati da pioggia e brutto tempo. La città è bellissima e interessante, ma in quel primo pomeriggio di esplorazione non sono riuscita ad apprezzarla fino in fondo.
Forse per il clima grigio, o forse perché l'esperienza del giorno prima mi aveva lasciato dentro un senso di vuoto. La mia apatia ovviamente non era rivolta alla città che mi ha accolta a braccia aperte, ma a quella parte di me stessa che era rimasta mezza paralizzata al timone il pomeriggio prima. Anche il giorno successivo, in cui siamo andati a visitare Monopoli via terra, è stato un po' grigio fuori e dentro. Monopoli ci è piaciuta molto, è proprio il tipo di città che speravo di trovare in Puglia, con le casette bianche a picco sul mare, l'atmosfera esotica, le mura medievali e il porticciolo di pescatori che sembra una cartolina. Siamo anche andati a vedere il molo dove volevamo ormeggiarci. Chissà come sarebbe andata se ci fossimo fermati lì. Sicuramente ci saremmo risparmiati il colpo di vento e ora non saremmo qui a rifletterci. Vivere in barca è un po' vivere al contrario. Si sta nella propria casa galleggiante e si naviga quando il tempo è bello e si esce ad esplorare la terraferma quando il meteo è ostile. Così capita quasi sempre di vedere le città con la pioggia. Ma poiché il nostro essere un po' assenti non ci aveva fatto apprezzare Bari come la città meritava, abbiamo deciso di fermarci un giorno in più e di godere della sua bellezza con il sole. E per ringraziarmi dell'attenzione e del tempo che gli ho dedicato, Bari mi ha donato la risposta alla domanda che mi assaliva da giorni. Come posso trovare la forza per reagire al meglio nei momenti di difficoltà improvvisa? Bari mi ha suggerito di coltivare quella forza interiore in ogni istante della mia vita e di non cercarla solo nei momenti drammatici. Dobbiamo connetterci allo spirito divino dentro di noi, qualsiasi sia il nome che gli diamo, ogni giorno, in modo che esso guidi le nostre azioni tanto nei piccoli gesti quotidiani quanto nelle grandi difficoltà. Non possiamo solo chiedere aiuto al nostro spirito quando siamo nel panico. Invece, dobbiamo avere sempre fiducia profonda nel divino, comunque lo identifichiamo. Questo è ciò che Bari mi ha sussurrato all'orecchio mentre ne esploravo i vicoli, ognuno dei quali contiene un altare, una statua, una targa religiosa, a ricordarci che lo spirito divino è con noi in ogni istante della vita. E così, quell'attimo di paura in mare ha risvegliato in me la gratitudine per tutto ciò che ho, dalla vita agli affetti, alla possibilità di coltivare ogni giorno il rapporto con l'energia impalpabile che dimora dentro di me. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui scopriremo se è finalmente arrivato il momento che attendiamo da moltissimo tempo.